Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. L'opificio delle pietre dure, che oggi è un moderno istituto di conservazione e restauro che lavora su tre grandi fronti, quella dell'operatività grazie ai suoi laboratori, la ricerca e la formazione tramite la scuola per restauratori, la scuola di alta formazione. Questi tre elementi non devono vivere separatamente, ogni progetto di restauro deve essere anche un progetto di ricerca per sapere qualcosa di più o sull'opera o sulle tecniche di intervento, sui sistemi diagnostici, e tutto questo poi deve poter nutrire di nuovi argomenti in continuazione anche l'insegnamento, la formazione tramite la scuola. Infatti i nostri giovani restauratori sono per me uno dei motivi di gioia principali, perché sono tutti diventati ottimi professionisti che rivestono ruoli importanti a livello internazionale. L'antica sensibilità per l'arte, dal collezionismo granducale alla grande stagione del Rinascimento, trova in noi dei custodi che cercano di attuare l'articolo 9 della Costituzione, tramandare nelle migliori condizioni alle generazioni future questo straordinario patrimonio. Sono Marco Ciatti, il direttore dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Nel mio istituto potrete vedere il backstage di quello che avviene per la preparazione di tante mostre. Ecco, dietro queste mostre ci siamo noi. Siamo nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che è il più grande museo archeologico d'Italia a nord di Roma e anche uno dei più importanti d'Italia. Il Palazzo della Crocetta era un insieme di piccoli edifici rustici di campagna, probabilmente dei casini di caccia, appartenuti a Lorenzo il Magnifico. Nel 1619 Cosimo II, Granduca di Toscana, ristrutturò l'edificio perché diventasse la residenza di sua sorella Maria Maddalena de' Medici, che però, secondo le fonti, era nata mal composta nelle membra. Il palazzo fu dunque ristrutturato con un lungo corridoio e un affaccio nella basilica dal quale la principessa assisteva alla messa senza scendere in mezzo al popolo. Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze espone una serie di opere d'arte antica che sono uniche al mondo. Tra quelle più importanti, la famosa Chimera d'Arezzo, uno spettacolare bronzo etrusco, che era un dono votivo, come ci dice l'iscrizione stessa sulla sua zampa destra, Timskvil, che forse era insieme all'antagonista della Chimera, Bellerofonte, che la sconfigge cavalcando Pegaso, il cavallo alato, figlio della Gorgone. Importantissima è la statua dell'Arringatore, raffigura un uomo etrusco ma che è vestito alla romana. L'Arringatore infatti si pone nel punto di svolta della romanizzazione dell'Etruria. Fra i capolavori dell'arte greca, oltre ad avere ben due curoi, cioè statue di fanciulli, il Museo di Firenze è fra i pochi al di fuori della Grecia ad avere due opere di questo livello che provengono da scavo e non acquistate sul mercato antiquario. Accanto a questi si colloca, nella nutritissima collezione di vasi greci, il grande vaso François, uno dei più importanti e forse il più famoso vaso greco al mondo, volgarmente chiamato la Bibbia dell'archeologia o l'enciclopedia della mitologia greca. Nella sezione egizia, fra i tanti reperti importanti, il rilievo che raffigura il faraone Seti I al suo ingresso nell'aldilà, alla cui corte crebbe Mosè. Vi invitiamo dunque a venire numerosi a visitare il nostro museo, a emozionarvi davanti alle tante opere d'arte greca, etrusca, romana, egiziana, che sono il fondamento della nostra cultura e della nostra storia. Thank you.
siamo al Museo Nazionale del Bargello, sede centrale del gruppo dei musei del Bargello, costituito dal Bargello, dal Museo delle Cappelle Medicee, il Complesso Monumentale di Orsan Michele, il Museo di Palazzo d'Avanzati e il Museo di Casa Martelli. Il Bargello è uno degli edifici più antichi di Firenze e ospita una straordinaria collezione di scultura rinascimentale, capolavori di Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Luca della Robbia, fino al genio di Gian Bologna, ed è proprio qui al Bargello che è conservato il Mercurio volante che sembra sfidare la natura stessa della statuaria. Ma si incontra anche l'incarnazione della Firenze repubblicana con la serie dei David, i due di Donatello, quello marmoreo e quello celeberrimo di bronzo, e poi il David di Verrocchio commissionato dai Medici proprio quando quello di Donatello venne portato a Palazzo Vecchio. Ma in questo viaggio ideale si incontra anche il genio di Michelangelo Giovane. Infatti al Museo Nazionale del Bargello è conservata la statua di Bacco che denuncia tutta la modernità dello scultore nel suo rapporto con l'antico. È il luogo dantesco per eccellenza. Dante fu condannato all'esilio proprio in quello che oggi noi chiamiamo Salone di Donatello, ed è proprio qui che si conserva il più antico ritratto del poeta realizzato da Giotto e dalla sua bottega. Il complesso monumentale di Orsan Michele era l'antico mercato del grano. Venne trasformato in chiesa alla metà del 300. Al primo piano sono conservati gli originali di quelle che sono le statue più importanti del Rinascimento italiano. Le cappelle Medicee sono il sacrario dei Medici e le strepitose statue delle ore del giorno e della notte, il crepuscolo, l'aurora, furono subito replicate. La Sagrestia Nuova di Michelangelo venne definita la scuola del mondo. Il Museo di Palazzo d'Avanzati, nel cuore del centro storico di Firenze, è innanzitutto un esempio rarissimo di casa-torre medievale. La sala più famosa è quella della Castellana di Vergy, con la rappresentazione visiva di uno dei romanzi cavallereschi più importanti della letteratura francese, ma è anche animato da una intimità di racconto della vita quotidiana nel Medioevo e nel Rinascimento. Ultima in questo viaggio attraverso il tempo è Casa Martelli. Venne costruito e allestito come un palazzo tipico del barocco romano e la famiglia Martelli fece in modo che diventasse uno dei salotti più ricercati, soprattutto nel Settecento. Venire ai musei del Bargello è come fare un viaggio nel tempo, dalla civiltà comunale fiorentina all'Ottocento, quando Firenze ebbe un ruolo guida in Italia nella formazione dei primi e più importanti musei d'Europa. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom.